Spiace dirlo, ma la maglia nera sulla povertà educativa va alla Sicilia. Livelli di povertà che oggi non riguardano solo l'aspetto economico, ma anche di riflesso la sfera educativa e culturale. Contrastare questa povertà educativa è l'obiettivo che istituzioni pubbliche e private devono porsi. La Sicilia registra il maggior numero di minori in povertà, ben il 40% dei giovani siciliani infatti rientra in questo range non certamente positivo. Per quel che concerne il mondo scolastico in Sicilia, 4 su 5 alunni sono senza mensa a scuola e ben il 24% di ragazzi non completa gli studi, abbandonandoli prima del tempo. Inoltre, solo un'esigua percentuale di bambini va all'asilo nido, mentre una percentuale poco inferiore al 100% non ha il tempo pieno negli istituti scolastici primari e più dell'80% non ce l'ha nelle scuole medie. Il dato che lascia perplessi è che al giorno d'oggi, nel pieno dell'era digitale, ci sono anche ragazzi che non usano, o meglio, non possono usare internet. Anche le attività culturali e sportive non sono molto gettonate nell'isola, proprio perché per sostenerle ci sono costi non indifferenti. Il 76% della nuova generazione infatti non ne pratica alcuna. Una buona parte di giovani non ha mai visitato un museo, un sito archeologico o ancora non è mai stato occhio critico, seppure non esperto, di una mostra o di un monumento. Più dell'80% non è mai andato ad un concerto e questa impossibilità tra i giovani è davvero un dato su cui riflettere. Save the Children alla fine di questo rapporto si è posta l'obiettivo di offrire più esperienze culturali ed educative a questi ragazzi attraverso i punti luce, punti in cui i giovani possono prendere parte gratuitamente ad attività di studi, di lettura, laboratori ed attività sportive, potendo usare anche internet. In Sicilia questi punti luce sono 3, 2 nel capoluogo di regione e 1 nel capoluogo etneo, ed offrono anche supporto ai genitori.